La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, già ministro dei rapporti con il Parlamento e le riforme, oggi in città a supporto delle liste che correranno a favore della Pezzopane alle prossime amministrative. Un giro in centro, una visita all'università prima della conferenza stampa nel comitato. Temi nazionali e locali al centro della sua visita, che si connota tra gli appuntamenti che i big, i leader nazionali dei partiti, stanno portando avanti in questi giorni che precedono dalle elezioni. Il tema del reddito di cittadinanza è una delle questioni cruciali per Italia Viva, che è contro questo strumento e dal 15 giugno partirà la raccolta firme per l'abolizione. Reddito di cittadinanza per noi ovviamente non ha funzionato, lo dicono i dati. Noi siamo sicuramente per politiche che sostengano le persone in difficoltà, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi 3 miliardi contro la povertà, però servono politiche attive del lavoro, bisogna dare alle persone la possibilità di lavorare, delle opportunità di crescere e anche di migliorare, perché il reddito di cittadinanza significa che in qualche modo dipendi da un sussidio pubblico e sei un po' condannato a restare nella situazione in cui già sei. Sono giorni però di grande fermento anche per la questione delle concessioni balneari. Sul tema balneari siamo ormai all'ultimo miglio, stamani c'è stata l'ultima riunione di maggioranza, speriamo, con il governo sul tema balneari, che io ho seguito online mentre venivo qua all'Aquila, quindi dovremmo essere vicini all'accordo conclusivo. Secondo me il Parlamento ha fatto un buon lavoro perché ha fatto un ulteriore passo in avanti per valorizzare le professionalità, le competenze e salvaguardare in qualche modo anche il valore di chi ha investito negli anni sulla costa, sugli stabilimenti balneari, trovando un punto ovviamente di mediazione, perché sappiamo che le gare vanno fatte, quindi vanno fatte ma senza mortificare chi in questi anni ha lavorato anche per preservare spesso il nostro paesaggio, il nostro territorio.